Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, una delle più grandi aspirazioni dell'uomo, di ogni uomo e di ogni tempo e di ogni luogo, è certamente quella di trovare almeno un poco di pace. Credo che su questa affermazione siamo tutti abbastanza d'accordo. La pace interiore, la tranquillità, la serenità sono tutte cose che sicuramente sono in moltissimi a cercare, ma quasi nessuno riesce a sapere dove siano. Ora, la liturgia di questa 14ª domenica del tempo ordinario culmina nella promessa di Gesù, l'abbiamo sentita, di dare ristoro. Meglio ancora sarebbe tradurre, proprio dal verbo greco, dare riposo. A chi? A coloro che sono stanchi, e anche qui il testo traduce oppressi, meglio ancora sarebbe dire dal greco sovraccaricati. Adesso quando uno proprio sta da tante preoccupazioni, da tante pene, da tanti pensieri e agitazioni di ogni sorta. In altre parole, Gesù viene a dare ristoro a chi sente di non farcela proprio più, non ce la fa più. È giunto al punto di esautorazione ed esasperazione, è alla disperata ricerca di un aiuto. Quando c'è questa situazione, è il momento in cui Gesù ti si fa incontro. Ora, paradossalmente, infatti, è proprio questo momento, apparentemente drammatico, quello più opportuno per scoprire che solo in Gesù è la salvezza unica e il rimedio definitivo a questo stato di profonda angoscia esistenziale. Appunto, questo momento arriva proprio quando un uomo si trova, certamente non senza un misericordioso e sapiente, anche se misterioso, piano della divina bontà, in queste disperate condizioni. Nella prima parte del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù loda il Padre che ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, dice così, e le ha rivelate ai piccoli. Cosa intende Gesù? Forse è una colpa essere colti, avere studiato o essere intelligenti? Evidentemente non è così. Lo è però e preclude l'accesso alla conoscenza di Dio e della sua misericordia quella condizione di chi si ritiene sapiente e intelligente nel senso di ritenersi autosufficiente, indipendente, bisognoso di nulla, anche a causa di una sua elevata condizione culturale, intellettuale o economica, sociale elevata. I ricchi, gli intelligenti, quelli che sembra che hanno tutto e dicono di non avere bisogno di niente. Se ti trovi in questa condizione, questa è proprio completamente ostativa all'incontro con la divina bontà. E questa condizione ostativa accade solo quando l'uomo, per grande e sapiente che sia, viene prostrato nella polvere, atterrato da ogni piedistallo, completamente ridimensionato nelle sue folli manie di grandezza e deliri di onnipotenza e di autosufficienza. Guardate che per la stragrande maggioranza della nostra vita Dio lavora, fa di tutto per rimpicciolire questa prosopopea dell'uomo, ma non perché lui è contento delle nostre umiliazioni o mortificazioni, ma solo per poterci mettere in condizione di riempirci della vera grandezza e della vera potenza che solo lui possiede e solo lui può dare. Alla luce di tutto questo, di questo bel messaggio che ci lancia il Vangelo, dobbiamo leggere anche il giubilante annuncio profetico della prima lettura che abbiamo ascoltato. Rallegra Gerusalemme, esulta di gioia, giubila. Si invita Gerusalemme a rallegrarsi immensamente per l'arrivo del Re che, proprio per indicare nella sua stessa persona e nel suo esempio la via privilegiata, anzi essenziale per incontrarlo, cioè l'umiltà, si presenta e va incontro al popolo come? Non con le livree mondane del fasto,
dello sfoggio di potere o dell'ostentazione della gloria, ma nelle vesti dimesse di chi cavalca nemmeno un cavallo, che un tempo era la cavalcatura dei potenti, dei ricchi, ma l'assai più modesto asino, che fin dai tempi più antichi, penso come sappiate, era la cavalcatura della povera gente. Chi è questo? Vi ricordate come è entrato Gesù a Gerusalemme? È entrato a cavallo o è entrato su un asino? È Gesù, è una prefigurazione, è una profezia di Gesù. È lui solo che ha il potere di far sparire, come abbiamo sentito nella prima lettura, carri e archi di guerra e portare la pace, il tema che sta guidando questa nostra piccola riflessione, ossia distruggere, fuori di metafora, tutto ciò che ci toglie la serenità del cuore, dell'anima, le guerre. Qui non parla soltanto delle guerre mondiali o delle guerre tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, tutto quello che attanaglia i nostri precari equilibri mondiali. Qui parla delle guerre molto più piccole, molto più comuni, quindi le guerre che noi combattiamo contro il prossimo, sia per interessi egoistici, oppure quando ci mettiamo in testa di combattere una battaglia anche per presunte, vere o buone cause, o quelle ancora più sciocche che a volte l'uomo combatte con l'Altissimo, tentando di piegarle ai propri voleri. Molte preghiere, speriamo non le vostre, sono lotte con Dio perché dobbiamo obbligare Dio a fare quello che diciamo noi, cioè Dio deve fare quello che dico io. Se io ti prego, ti chiedo una cosa, tu la devi fare, e se non la fa mi arrabbio. Ecco, è una battaglia combattuta contro Dio, o a volte presentando rimostranze o lamentele per le cose che non comprendiamo. Purtroppo molti cari figlioli e figlioli sembrano ricordarsi di Dio soltanto quando devono chiedere qualche spiegazione o quando hanno qualcosa di cui lamentarsi. Dio non ci sta mai, salvo che, capite, quando qualcosa non va, per fargli il processo, e che è colpa sua. Oppure altre guerre che altri muovono contro di noi, o a ragion veduta, perché a volte, insomma, noi difetti ce li abbiamo, quindi quando non sopportiamo tanto il prossimo, dobbiamo avere l'umiltà di pensare sempre che il prossimo sopporta noi, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi a volte qualcuno ce l'ha con noi, quando qualcuno ce l'ha con noi, preghiamo sempre il Signore che ci dia la grazia di essere un po' umili, perché se qualcuno ci fa un rimprovero, ci fa notare una cosa, mica ha detto che ci abbia torto, può essere pure che c'ha ragione, può essere che io su una cosa mi sto comportando male, pure se so prete, pure se so vescovo, pure se so cardinale, perché non è che ci sono delle condizioni di impeccabilità. Anche il Papa, sapete, il Papa è infallibile quando parla ex cattedra, ma non è impeccabile, per cui se qualche stretto collaboratore al Papa gli fa notare una cosa, se il Papa è un grande Papa, gli dice grazie che me l'hai fatto notare. Quindi senza bisogno che ci arrabbiamo. Oppure a volte qualcuno ci fa qualche guerra, un po' più raro, ma è possibile, per la nostra fedeltà e coerenza evangelica, perché quelli che stanno lontani da Dio, se ci vedono coerenti col Vangelo, ci fanno un po' di guerra. Tutte queste guerre il nostro Signore le viene a distruggere, a depotenziare. San Paolo sintetizza appunto il doppio stato esistenziale in cui l'uomo può trovarsi in questo mondo, quindi in guerra o in pace, attraverso le immagini del dominio della carne e del dominio dello spirito. Ecco, voi sapete che questi sono termini molto profondi, in parte derivanti dall'influenza dell'ambiente greco-pagano a cui San Paolo si rivolge. Che cos'è il regno della carne, il dominio della carne? Non sono soltanto i peccati impuri. Voi sapete che il nostro corpo è retto da un principio, cioè il mio corpo, come dire, è incline a quello che ci piace e fugge da quello che non ci piace, d'accordo? Se ho caldo mi scopro, speriamo non troppo d'estate, se ho freddo mi copro, se ho fame mangio, se ho sete beve, è sempre un qualche cosa che ha però come centro l'io, no? Quindi è retto su questo principio egoistico ed edonistico del mi piace o non mi piace, e in base ad esso compiamo tutte quante le nostre scelte di vita, secondo la legge del corpo, con le inevitabili conseguenze, quantomeno di frustrazione, ogni volta che non si riesce a godere il bene che si desidera e a evitare il male che si teme. Qual è invece la legge dello spirito, come dice Gesù, come dice San Paolo? Qual è la legge dello spirito? È retto sul principio divino, non del mi piace, ma del dare se stessi, del donare agli altri, a Dio anzitutto, in risposta al suo dono totale e gratuito, che viene riconosciuto, accolto e ricambiato, e al prossimo,
in quanto oggetto dell'amore di Dio e quindi, sempre comunque, anche dell'amore di chi Dio lo ama sul serio, non solo a parole, a sentimenti. Da qui San Paolo conclude, guardate, se uno vive secondo la carne, quindi cercando sempre quello che piace a lui, di soddisfare i propri desideri, sperimenterà la morte. Che significa? Significa che 90 volte su 100 si arrabbierà perché vedrà che quello che desidera, quello che vuole, non accade. E si avvelena, detto proprio in termini prosaici. Quindi una vita in cui esito è la frustrazione, il non senso e a volte la disperazione. Se invece uno vive secondo lo spirito, si gusta la vita vera, si vive nella gioia e si trova e si sperimenta anche in questa vita quella pace che tutti cercano ma che quasi nessuno trova. Ecco perché Gesù dice: io vi ristorerò, voi prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me il mio stesso stile e troverete ristoro per la vostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.